Bentrovati da Sport Today, 1-1 tra Salernitana e Bologna, una Bologna che era anche partito bene nel primo tempo, riuscendo a portarsi in vantaggio dopo i primi minuti di ambientamento, ha trovato il gol con Marco Arnautovic, terza rete consecutiva dopo le due segnate contro lo Spezia, ancora una volta di testa su una pennellata perfetta di Aaron Hickey, una ripresa invece quasi tutta appannaggio della Salernitana che ha messo un po' alle corde il Bologna, trovando alla fine il gol del pareggio, peccato per la traversa di Nicola Sansone che proprio nei minuti finali poteva regalare i tre punti al Bologna. Così non è stato, ne ha parlato poi diffusamente anche Sinisa Mihajlovic che tra poco andremo a sentire, ma prima andiamo a Salerno dove c'è il nostro inviato Luca Pinkerle. Ciao Luca, ben trovato. Ciao Sabrina, buonasera a tutti. Allora, il senso di questo pareggio, alla fine sono più due punti persi o va bene anche portare a casa, insomma, alla fine un pareggio in giornate come queste? Ma forse l'impressione è che siano più due punti persi, almeno da come ha reagito la squadra al fischio finale, tanti giocatori a terra stremati per lo sforzo ma anche per la delusione di una partita che il Bologna comunque aveva cominciato con il piede giusto passando in vantaggio nel primo tempo, una partita condizionata fortemente da due episodi chiave all'incirca a metà del primo tempo, il rigore poi non assegnato a Franck Ribéry per tocco su Orsolini sul francese che poi non è stato considerato falloso dai Roldi dopo un lungo consulto con il VAR, e poi un altro episodio chiave che è arrivato dopo il pareggio di Zortea è stata la traversa di Nicola Sansone, come ripetevi tu, e visto questi episodi che sono successi durante la gara hanno fatto pensare a Mihajlovic nel post partita che alla fine era una gara che tutte le due squadre potevano vincere e che tutte le due squadre potevano perdere, quindi nel bilancio finale il pareggio è un risultato che ci sta e che porta il Bologna a un punto in più in classifica, e così come la Salernitana che però rimane sempre in fondo a 15. Senti, tanti cambi di modulo anche perché il Bologna è partito con il suo 3-4-3, poi in partita è passato al 5-3-2 per poi tornare ai tre attaccanti quando ha subito il gol, insomma ne parlerà poi più tardi anche Mihajlovic. Rimane il fatto che il primo ad uscire è stato al solito Orsolini, che oggi sembrava però in partita molto più di Musa Barrow, e forse è stata questa la mossa che non ha convinto tutti. Sì, molto probabilmente è così, perché oltre ad Orsolini c'erano anche Musa Barrow che non ha convinto, come hai detto tu, e Soriano che era ammonito, che potevano essere sostituiti da Swamber o da Vignato e Sansone che sono poi entrati poco dopo. Orsolini nel primo tempo era stato molto probabilmente il migliore in campo del Bologna, con strappi, giocata individuale, l'apertura che poi ha dato vita al gol dell'1-0 del Bologna. Comunque è un rimorso che Mihajlovic non ha, perché alla fine Sansone è entrato dalla panchina e ha provato a fare da subito la differenza, non è andata come voleva il tecnico serbo, però è un punto che il Bologna si tiene stretto anche dopo un periodo molto difficile come quello che c'è stato nell'ultimo mese e mezzo, e quindi valgono forse di più i 4 punti in 2 partite rispetto a questo pareggio con la ultima in classifica. Senti, un'ultima cosa Luca, perché ha detto che cosa ti è piaciuto di più della Salernitana, è stato chiesto a Mihajlovic, ci ha risposto il pubblico, ecco oggi c'è stato un ambiente particolarmente caldo che può avere anche in qualche modo condizionato la gara? Il pubblico si è sentito tanto, erano circa 30.000 persone presenti alla Rechi questa sera per spingere la squadra verso la salvezza, è un'arma in più sicuramente, l'ambiente si è sentito, l'ambiente l'ho sentito, e poi c'è stata anche questa buona notizia che dopo le forti piogge della mattina c'è stata una schiarita di sole che ha anche permesso alle persone di andare allo stadio con una certa serenità in più. Di solito qua fa sempre il sole, mentre oggi c'è stata tanta pioggia, molti tifosi si sono nascosti anche sotto le poche coperture dello stadio per cercare di non bagnarsi, poi alla fine i sorrisi sono venuti fuori anche durante il secondo tempo con un arcobaleno che ha permesso al pubblico di stare un po' più tranquillo e di sostenere la squadra fino alla fine, un pubblico che ci ha creduto fino all'ultimissimo minuto. Luca, grazie, buon rientro da Salerno, grazie. Grazie, buona serata.
Grazie al nostro Luca Pinkerle, come detto, ha parlato lungamente a fine gara Sinisa Mihajlovic, ha parlato di questo palo colpito traversa da Sansone, è il palo numero 15 di questa stagione, come a sottolineare quanto anche la fortuna non stia aiutando il Bologna in questo periodo. Ma sentiamo l'analisi di Mihajlovic del pareggio di oggi. Vabbè, ha un attaccante in più vicino, perciò dipende sempre dal momento, no? Noi siamo partiti 4-2-3-1 all'inizio, poi vedevamo che soffrivamo, prendevamo sempre gol ma non riusciamo a essere più decisivi in avanti, abbiamo cambiato cercando di proteggere più la difesa, aspettare, è funzionato anche quello poi dopo perché ci è permesso di andare a 27 punti, dopodiché ci siamo accorti di nuovo che difendevamo ma comunque in qualche maniera riuscivamo a prendere gol ma non riusciamo a rendersi pericolosi in avanti, allora abbiamo ricambiato di nuovo, ma questo è tutto grazie alla disponibilità dei miei giocatori perché comunque mi danno fiducia e disponibilità, credono in quello che fanno e come detto importante, ecco, quando non puoi vincere è importante non perdere, è un punto comunque importante, rimangono ancora 11-12 gare da giocare, siamo sempre là, diciamo vicino al nostro obiettivo stagionale, ci proveremo fino in fondo, poi vediamo le situazioni, i momenti, quello che si fa, ma noi siamo una squadra che comunque anche durante l'arco di una partita cambiamo spesso modulo, cerchiamo di mettere in difficoltà l'avversario o in certe situazioni come oggi dove stavamo ultimi 20 minuti, dove partita è diventata sporca, dovevamo anche noi essere sporchi, ci siamo messi con i tre difensori abbastanza alti, diciamo, per gestire i loro lanci lunghi, tutto poi indietro, ma avendo comunque sempre in campo tre attaccanti. Ci sono diverse situazioni, diversi momenti della partita dove comunque abbiamo saputo gestirlo, poi come detto noi siamo venuti qua per vincere ma non siamo riusciti, pareggio è meritato, non c'è nulla da dire, poi se l'avessimo vinto come ho detto nessuno avrebbe potuto dire niente perché comunque quando abbiamo giocato si è vista comunque la differenza della qualità, però non è facile, specialmente in questo momento qua, giocare e fare la partita come lo vuoi te. Il Bologna tornerà poi a giocare domenica prossima con il Torino in casa al Dall'Ara alle ore 15, stasera intanto alle ore 21 l'ottavo scudetto on the match, proprio per tutti gli approfondimenti relativi al pareggio di Salerno, ospite in studio insieme a Rita Mandini e gli autori ci sarà anche Mimmo Maietta. E adesso parliamo invece di basket perché c'è pausa di campionato per gli impegni della nazionale che è di scena proprio a Bologna, al Paladozza domani contro l'Islanda, ce ne parla Jack Bonora. Torna la nazionale italiana di basket al Paladozza, un impianto inaugurato nel 1956. A settembre si giocò proprio un match con la nazionale azzurra. I tempi sono logicamente cambiati, ma l'impianto è ancora lì, sempre meraviglioso. È il Madison di Piazza Zarrita, è il tempio del basket. L'Italia è una squadra che ha appena perso con l'Islanda, la squadra che troverà domani sera alle 20:30. Ha perso dopo due tempi supplementari, un match affascinante, ma un match che si doveva vincere e invece si è perso. Bisogna provare a trionfare nel match di domani appunto perché ovviamente il girone non sta andando molto bene, la Russia comanda punteggio pieno 6 punti, poi abbiamo l'Islanda 4 e Italia e Paesi Bassi sono ferme a 2 punti, quindi i ragazzi di Meo Sacchetti devono assolutamente trovare il successo. Questo match chiuderà la seconda finestra, avremo l'ultima a luglio quando l'Italia troverà proprio la Russia e i Paesi Bassi. Rimane il fatto che è un momento da gustare perché pensare di vedere quella maglia azzurra all'interno di un palasport che ha fatto la storia della pallacanestro italiana e europea è qualcosa di assolutamente magico, quindi non resta che darsi veramente tutti quanti noi appassionati di basket l'appuntamento al Madison di Piazza Azzurra per Italia-Islanda domani 20:30. E con questo siamo arrivati alla fine di questa edizione di Sport Today. Vi ricordo ancora questa sera alle 21 l'ottavo scudetto on the match. Da lunedì si torna regolarmente con la programmazione dalle 18:30 Sport Today, alle 20 la seconda edizione, alle 21 il pallone nel 7. Grazie intanto e buona serata.